Telespettatori, un altro appuntamento con il nostro sport preferito. Se avete amici che ancora ritengono il calcio soltanto un gioco, mostrate loro le belle immagini che ci arrivano dalla partita di oggi. Gli spalti sono gremiti, l'allegria e i colori la fanno da padrone. Tra queste mura è un sogno per ogni professionista. Tutti concentrati e la partita ha inizio. Luca, secondo te chi può fare la differenza oggi? Mohamed Salah. Un giocatore che con la sua velocità può essere decisivo nella partita di oggi. Sarà determinante vedere come i suoi compagni saranno in grado di servirlo, soprattutto gli smarcamenti che riuscirà a fare. L'efficacia del suo gioco offensivo dipende molto da questo, perché è un giocatore che va servito bene per essere valorizzato al meglio. È difficile darti torto, queste sono le partite in cui si esalta. L'arbitro ha ravvisato un'irregolarità. Di qui non si passa, questo ha detto il difensore e l'ha steso. Perché se non lo fermava, con le buone o con le cattive, sarebbe andato in porta. E c'è già un calcio di punizione da posizione pericolosa. Si prende un momento per valutare le opzioni a sua disposizione. Ha provato il tiro forte, ma non ha trovato lo specchio della porta. Riceve in ottima posizione. Si impone nell'uno contro uno e riprende il possesso. Tonali decide di giocarla in profondità. Sceglie di andare per vie verticali. Se ne va. Pressing molto fisico ma regolare per l'arbitro. Palla recuperata. Scodella in avanti. Prova a giocarla in profondità. Mohamed Salah. Errore qui, pallone sprecato. Apertura di gioco sul fronte opposto. L'appoggia sulla fascia. Bella apertura. Cossina, va di testa. Un colpo di testa da dimenticare. Va alla ricerca di un compagno davanti. Mount vuole sfruttare lo scappo. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. C'è l'opportunità per il contropiede. Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo, visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo. Pallone interessante, in verticale. Pericolo! Grandissima lettura, riconquista il pallone. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. E va a colpire di testa! Una buona iniziativa, ma non è bastato. Hanno nuovamente dimostrato quanto sanno rendersi pericolosi sfruttando le ripartenze. È costretto a ricominciare. James. Errore qui, pallone sprecato. Opportunità di ripartire. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Cerca l'uomo là davanti. Vinicius Junior. Mount. Salah. C'è spazio per calciare. Straordinaria motivazione da entrambe le parti. All'entusiastica azione d'attacco ha replicato una dimostrazione di caparbietà difensiva. Credo che l'affollamento in area alla fine gli abbia impedito di calciare in porta con la dovuta precisione. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Giocata difensiva di grande spessore. E trova bene il compagno. Vinicius Junior. L'avversario ha la meglio nel corpo a corpo. James. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Si è fatto trovare pronto, reattivo.
ottima scelta di tempo. Nakata. L'allenatore non può essere certo felice di questo passaggio. Tenta di calciare. Non si passa. Ha messo alla prova il portiere. Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. Tutto è pronto per il tiro dalla bandierina. Vediamo se sapranno sfruttarlo a dovere. Occasione da rete. Si è preso un bel rischio, ma è stato un intervento importante. Grande consapevolezza difensiva. Tenta di allontanare il pallone. Yoshida riceve il passaggio. E questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. Era un'occasione pericolosa e sono stati costretti a ricorrere al fallo. Non si vuole mai arrivare a tanto, ma a volte è l'unica soluzione. Punizione, manca poco allo scadere, devono approfittarne. Nakata! Fuori di poco, sfortunati qui. Ha provato, ma niente di fatto. Non si darà per vinto, Fabio, ci riproverà. Mohamed Salah. There will be 1 minute added time. Rubare palloni così non è mai un caso. Arriva il fischio dell'arbitro, può bastare per questo primo tempo. Nessuna delle due squadre è riuscita a bucare la rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. Beh, il finale di tempo è stato impressionante. È vero che il fischio dell'arbitro ha interrotto il loro slancio, ma se continuano così possono portarsi a casa la vittoria. Primo tempo sullo 0-0 e dunque tutto è ancora possibile. Si parte per la seconda frazione di gioco. Una delle due compagini ci ha fatto vedere un calcio più frizzante. Il risultato non rispecchia i loro sforzi, ma se giocano come nel primo tempo... Occhio alla conclusione! Supera la linea, gol! Atteggiamento positivo in questo secondo tempo. È stato bravissimo a sfuggire ai difensori per poi farsi trovare al posto giusto. Si riparte dall'1-0. Sembra che il tè negli spogliatoi gli abbia fatto bene. Si mette in mezzo. Pronto al tiro. Conclusione tesa, è andato vicino a gol. Stanno alzando la linea del pressing. Mi sembra vogliono bloccare sul nascere le iniziative degli avversari. Stanno provando ad essere più aggressivi, Fabio. Non vogliono concedere un palleggio comodo ai rivali. Sì, sono d'accordo. Non vogliono consentire la costruzione dal basso. Stanno accorciando e chiudendo tutte le linee di passaggio. Vediamo quante energie fisiche e mentali saranno costretti a spendere, però. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Ci prova con un pallone profondo. Tonali. Pallone lungo in verticale. Vinicius Junior. Avanzano con una intricata rete di passaggi. Cerca la fondo, palla a piede. Questi sono i duelli che ci fanno amare il calcio. Botta e risposta tra bella iniziativa offensiva e la giusta contromisura. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile.
È esattamente questo l'approccio che devono adottare se vogliono provare a riaprire la partita. Ormai non hanno altra scelta, devono solo attaccare. Supera l'avversario con un tocco di classe. Errore qui, pallone sprecato. Riceve un pallone interessante. Ottimo intervento. Beh, questo è un passaggio quantomeno. Cerca il tiro. Pallone sulla traversa. Tentativo verso la porta. Tiro davvero da dimenticare. Non ha segnato, ma bisogna prendere atto del suo opportunismo. Capire dove va a finire una palla vagante è un talento prezioso in questo sport. I giocatori si salutano e il quarto uomo sbriga le relative formalità. Adesso dobbiamo verificare l'impatto di questa modifica sulla gara. Una sostituzione che aggiunge sicuramente qualcosa in più là davanti. E sbaglia malamente il passaggio, inguardabile, che peccato. Nakata. Vede lo scatto e cerca la profondità. Supera il diretto avversario. Cross. Riesce ad intercettare. Difesa energica e decisa. Prova la contro. Alisson dice di no. Molto attento qui il portiere. L'importante è non perdere la concentrazione quando serve. Substitution in progress. Sembra che Mister voglia fare un altro cambio. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. Prova a darla profonda, nello spazio. Ecco un pallone in avanti. Endo. Qui può partire il contropiede. È occasione persa questa, sbagliato l'ultimo passaggio. L'avrebbero dovuto capire che di lì non si passava, mancava proprio lo spazio. Ci prova con un pallone profondo. L'assistente dell'arbitro segnala giustamente la posizione irregolare. Guarda, il loro atteggiamento spregiudicato è ammirevole, ma forse farebbero bene a difendere il vantaggio. Gioca una palla lunga. Vede lo scatto e cerca la profondità. Pallone interessante, in verticale. Movimento brillante alle spalle della difesa. La loro caparbietà è evidente. Purtroppo quello che manca è il tempo. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Giocata difensiva. Prova a tirare. E il pallone finisce in rete. Hanno trovato la parità. La difesa era ben schierata, ma è riuscito comunque a trovare lo spazio e a insaccare. È un pessimo cliente per qualsiasi difesa, l'ha appena dimostrato. Hanno provato a ostacolarlo in tutti i modi, ma lui si è liberato di prepotenza. Gran gol. Si ricomincia da una situazione di parità. La domanda è, ora riusciranno a tenere alti ritmi e provare a vincere? Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene, dovranno riprovarci. Si proiettano in avanti quando manca ormai poco al termine della partita. Marco Verratti. Stanno facendo di tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno fino allo scadere. Sceglie di andare per vie verticali. Hanno girato la manopola dell'intensità e si vede, Fabio. Vede la la toglie dalla porta. Intercetta il passaggio, pericolo. Hanno ancora benzina per cercare l'ultimo affondo o forse il colpo di fortuna decisivo. La gioca in profondità. Allarga il gioco a destra. Un inserimento perfetto, Fabio. Passaggio fantastico. Ha spazio per il tiro. Chissà, Fabio, se le squadre si accontenteranno del pareggio o se assisteremo a un colpo di scena. Kamada. E non c'è modo di aggirare il difensore. Può liberare il tiro. Qui cercherà il tiro. Ed è gol! Che giocata! Un gol che parla da solo!